Bene, eccoci qua, mi vedete con i guantini perché si tratta di visionare, diciamo, il contenuto di questa valigetta che ho acquistato da una ragazza che dà via tutto il suo materiale. Io ho acquistato solo tutto quello che riguarda il gel semipermanente, anche se sono aperti da poco, però perché ho visto che comunque sono aperti da poco, lei me l'ha detto, ho dovuto smettere per vari motivi e allergie. E io ho voluto prenderli anche perché così mi ci posso esercitare, perché inizialmente per me sarà tutto un esercizio. Adesso vedo di spostare sta scatolona perché sta poscettona gigante, perché credetemi è piena di roba. Allora, ok, innanzitutto mi ha dato, vedrete anche degli haul di cose che ho comprato io, tantissime, di regali di compleanno. Però per adesso abbiamo mi ha dato queste cartine della Crystal Nails, queste qua così, che sono poi queste, e poi anche questo modello qua. Ok, le cartine servono per fare l'allungamento, la ricostruzione in generale. Io diciamo che proprio col gel per me è un po' una novità, però il semipermanente l'ho sempre fatto a me personalmente, o a mia mamma, mia sorella, ma non di più, quindi sarà un po' tutta una novità. Allora vi faccio vedere un po' di glitter, quant'altro che mi ha mandato. Lei ha mandato tutto quello che guardava il gel, cose così, me le ha mandati tutti mandati. Poi ci siamo incontrati perché è una ragazza che più o meno abita vicino a me. Adesso tirare fuori tutto che voglio. Poi se trovo altro nel mentre ve lo dico. Allora, ci sono un po' di glitter, abbiamo questi qua color copper, direi, marroncini, questi blu super fini, sono un po' olografici questi blu, eh. Poi questi qua bellissimi, acquamarina, guardate che meraviglia, neri, bianchi, sempre olografici. Ops, scusatemi. Qua ci sono, in questa confezione di Trebosi ci sono degli strass, ma ce ne saranno 5-6, non di più. Poi abbiamo queste scagliette olografiche sull'azzurro, bellissime. Queste che non so bene cosa siano, sempre scagliette, penso sia madreperla questa. Poi sempre madreperla lilla. Poi dei glitter che lei ha ricevuto in omaggio da Passione Unghie. Questi rossi, questi fucsia, poi abbiamo questi qua, queste bocciate strafiche che sono, non lo so, un color, una via di mezzo tra, come dice Erika Kawaii, che non so chi la conosce, azzur lilla, tutti colorosi, una via di mezzo tra il lilla e l'azzurro. Questi gialli bellissimi. Poi ci sono un po' sempre strass. Questi penso siano proprio Swarovski, eh. Rosa e questi qua un po' di tutti i colori. Poi ci sono un po' di foil. Allora abbiamo questi altri qua glitter omaggio, sempre vabbè, omaggio perché hanno ricevuto le omaggio rosa. E poi ci sono un po' di foil, abbiamo questo argentato, questo olografico, questi che io penso siano foil, però sono strani, hanno i decori. Questo qui e questo qua oro. Poi lei ha messo queste tip perché fa, le avevo dei colori che ci sono dentro, però io non so di quali colori siano perché non ci sono tutti, quindi lasciamo perdere, vi faccio vedere io così. Un altro foil specchio. Ok, poi abbiamo dei colori acrilici che sono sempre della Crystal Nails, oro, nero e bianco. Questi sono sempre ottimi per fare i decori sulle unghie. E poi iniziamo. Allora, abbiamo questa confezione qui della Sensational, che è praticamente un gel color up to 2 weeks, dura 2 settimane, secondo me è più un semipermanente, però vediamo un attimo il colore, devo leggermelo bene, anche se qua l'italiano. Uno smalto gel color, gel polish, smalto, quindi questo è uno smalto che dà effetto gel,
La colorazione è un marrone bordo scuro, molto carina, niente di che. Vedremo. Alla sua scatoletta è tutto. Questo, vabbè, è uno smalto normale che dà effetto gel, niente di più, niente di meno. Io qui sono Jess perché è tempo. Aspettate che prendo i fazzoletti. Ok. Così queste cose posso iniziare a metterle via. Poi abbiamo una serie di prodotti per la base, che adesso tiro fuori tutti, così li disegniamo tutti insieme. Dovrebbero essere... Ok. Allora abbiamo la colla per tip, vabbè, niente di interessante. Poi abbiamo sempre della Sensational un gel primer, che è un primer per i gel appunto. Poi abbiamo di questi due, abbiamo il... Questi sono due semi permanenti. So Polish. Sì, due semi permanenti. Abbiamo questo qui che è l'Action Painting, che è praticamente un glitterato con questi glitter, vedete, grossi, bianchi. E poi abbiamo questo che invece è sempre un glitterato, ma sull'argento barra platino. Lo sto inquadrando. Ecco qui. Poi abbiamo olio per cuticole della marca Crystal Nails La Pesca, e questo qua della Emilac, che però non so che cos'è, ma penso frutti di bosco, fragola, insomma, comunque questi. Poi abbiamo questo della Crystal Nails One Step, che Chris Luck c'è scritto. One Step, non so cos'è, penso sia una base, non ne ho idea, ragazze, sono sincera, mi devo informare perché me l'ha portata ieri sera, questo non ho proprio idea di cosa sia, penso che sia proprio la base. Ecco. Poi abbiamo sempre della Crystal Nails il Super Shine, che è un top coat, questo. Poi abbiamo il top coat matte, top gel, quello sempre Crystal Nails, questi praticamente sono nuovi. E poi abbiamo il Top Seal, che è sempre un top da mettere sopra per i gel, sempre questo. Poi abbiamo l'Acid Free Primer, Crystal Nails, e invece il Nail Prep, che sono in base, vanno l'acid, poi il Nail Prep, poi va la base, e poi il costruttore e quant'altro. Bene, possiamo farci, vi faccio vedere prima i semi permanenti. Della Laila ci sono... Questi però non sono semipermanenti, sono effetto gel, Laila Gel Polish, smalto in gel removibile. Sì, so cough però c'è scritto. No, allora sono semipermanenti. Abbiamo il Pink Smoothie, che è questo qua. Il Silver. Silverolo. Bellissimo questo perché... In realtà è un multicolor, è un glitterato multicolor. Non so cosa si evince dalla videocamera, però è bellissimo. Poi abbiamo i Blooming Sky, che è questo azzurrillo. Poi abbiamo, vabbè, abbiamo il bianco e il fucsia, non sto a aprirli che sto a perdere tempo. Poi abbiamo altri semi permanenti di un'altra marca, che è la Emilac Gel Polish. Allora, abbiamo questo qui che è Gothic Pink. Questo bellissimo fucsia, che secondo me mi vorrò mettere sicuramente sulle unghie, dei piedi. Poi abbiamo French Style, che è praticamente un rosa molto carino per fare effetto French. Molto bello. Poi abbiamo Winter Cherry, che è un colore scuro, guardate che bello. Ok.
Abbiamo Cabernet Bordeaux, che è un Bordeaux veramente scuro, molto molto scuro, con una forte componente viola all'interno. Poi vabbè, abbiamo il bianco, ragazzi, non sto ad aprirvelo. Abbiamo Twilight, che è un colore viola scuro, proprio scuro. Molto invernali questi. L'unico estivo è il fucsia, forse questo, che è il blueberry yogurt. Che penso che ho questo. No, penso più l'altro fucsia, mi metterò ai piedi. Ok. Ai piedi io non faccio mai il gel, però dico che me lo vado a far fare, perché fino adesso me lo facevo far fare alle mani. Però ai piedi semipermanente lo metto solo in estate. E poi basta. Allora, poi abbiamo questi che francamente ho capito, non ho capito che sono. Aiutatemi voi. Sono questi qua che c'è scritto che sono sempre della marca Emy. Sono del gel paint, che io penso sono proprio degli smalti gel che vengono usati, come abbiamo detto prima, per gli acrilici, per fare i decori sulle unghie in 3D probabilmente. Abbiamo il colore verde, sono tutti chiusi e sigillati questi, il blu, l'oro e l'argento. Vedremo come utilizzarli questi. Poi iniziamo. Abbiamo della PN Professional, abbiamo Unicum UV Gel Clear. Praticamente questo, ad esempio qua non c'è scritto una beata minchios, però penso sia comunque un costruttore o comunque una base. Ce n'è pochissimo. È di direi media bassa viscosità, non è molto duro perché comunque va in giro, ma ce n'è veramente poco. Vedrò come utilizzarlo questo. Poi della Special Nails, che c'è scritto solo Special Nails, abbiamo il bianco. Dio mio, sono tutti un po' schifati perché ovviamente per il trasporto. Ecco, un bel bianco. Media viscosità direi, non è molto liquido. Solo che adesso io schifo tutte le confezioni così, Jessica. Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Aspettate, prendiamo un po' di pinzette. Giusto un pochino. Perché altrimenti qua io schifo tutti quanti. Ok. Poi abbiamo sempre della Special Nails, e il monofasico, un costruttore monofasico. Ok. E questo, vediamo la viscosità di questo qua, è molto molto denso questo. Penso sia ad alta viscosità perché è davvero densissimo. Sarà perfetto per quest'estate. Poi, sempre come costruttore, penso come comunque. Questo è il Cover Pink Gel Diamond, sempre della Crystal Nails. Guardate che bello. A me i cover piacciono un botto. Molto, molto liquido, però. Vedremo anche questo come ci trovo. Poi penso che siano tutti i colori, se non erro, se non ricordo male. Iniziamo della Brill Bird, che è questa marca. Abbiamo il C68, che è un color gel. Vedete che sono un po' usciti tutti comunque. Ed è, Madonna che schifo. È uscito tutto quanto. Ok. È un giallo canarino, direi. Così dovrò pulire bene tutto quanto perché sono un po' schifati purtroppo. Ovviamente non è colpa sua, la maggior parte dei gel comunque evaporano, no? E quindi è normale questa situazione che si è venuta a creare qua, eh? Però adesso cerchiamo di pulirci un attimo, altrimenti viene uno schifo. Tanto questo cleanser
è quasi finito, lo devo finire, quindi lo usiamo per pulire un po' tutte le scatoline. Poi, sempre della stessa marca, abbiamo Go 16, c'è scritto, che è, vabbè, un arancione fluo. E, oh mio Dio, è un arancione fluo, ragazzi. Ma no, ma che cos'è? Bellissimo, questo lo devo usare assolutamente. Fantastico. Oh mio Dio. Ho colore da tutte le parti. Di quella marca lì ne abbiamo un altro. Ed è, non c'è scritto nemmeno il numero qua, ed è un azzurrino. Ok, vedete che sono quasi del tutto pieni. Bellissimo. Hanno l'odore della resina. Ok, poi ho quest'altra marca qui, che ne ho due, che è la PN Gellac UV Gel. Sì. E abbiamo questo qua che è un Romantica ed è un rosa molto chiaro, che questo va un po' miscelato, un po' perso e perlato. Li devo miscelare bene perché ovviamente. Questo invece è un rosso che è il Bill Date. Hanno un packaging particolarissimo. Questo è un rosso bellissimo, fragola, ciliegia, bellissimo. Poi ho due di questa marca qui e uno così. Allora, di questa marca qua, che c'è scritto Supernova Coloration Gel Crystal. Allora, ecco, questo ad esempio è uno di quelli che si è rovinato il tappo e che devo cercare di aprire ma non riesco. Niente, questo ci dovrò lavorare, ma non so, non riesco ad aprirlo. Mi sono anche un po' schifata tutta, però va bene. Poi l'altro colore invece è questo bronzo caldo, bellissimo, questo è fantastico. Quello là ci dovrò lavorare. Poi abbiamo Perfection UV Gel della PN Professional. Che è questo color turchese, bellissimo, ha sbordato ovunque, quindi non sto molto a lavorarci, poi lo pulirò bene. E da qui in poi sono tutti i colori di Crystal Nails. Allora, abbiamo unico che ha questo packaging, che è della Crystal Nail Color, che sembra un po' la forma di un diamante, diciamo, ed è in colorazione 0,65 ed è un rosa Barbie proprio. Guardate che bello, proprio Barbie questo, mamma mia, spacca anche questo d'estate. Non vedo l'ora di cimentarmi, anche se purtroppo adesso dovrò partire, quindi cioè dovrò fare tutto quando torno, anche perché mi deve arrivare tutto il resto della roba, mi deve arrivare la lampada, un'altra lampada, tutto quanto, insomma, aspiratore e quant'altro. Poi abbiamo tutti quelli di questa linea qua della Crystal Nails, che sono il Brilliant Gel. Abbiamo l'F13, che è appunto, vediamolo, apriamolo insieme. Oh mio Dio, guardate che meraviglia, effetto cristallo, è tutto glitterato. Oh mio Dio, mi sento male. Questo è applicato secondo me su un colore di base spettacolare. Poi ho il Soft White New dei Boulder White Gel, che è un bianco appunto. Questo va benissimo anche per far French, credo, adesso vedremo. Poi ho preso, cioè ho della Royal Gel invece, l'R06, sono linee diverse. Che ha un bianco, bianco sporco, boh. Vanno un po' miscelati alcuni, però sempre della stessa linea, ossia Royal Gel, abbiamo l'R07, quello era l'R06, che è un nero, semplicissimo. Poi sempre di quella linea abbiamo l'R59 Royal Gel,
faccio vedere prima tutta questa linea che vabbè è un marrone ragazze, non so aprirlo, è un marrone. Sempre stessa linea abbiamo l'R64 che è un lilla e ha sbordato tutto, devo pulirlo tutto ragazze, ma è un lilla. Sempre stessa linea, questo è un disastro, ve lo dico già adesso. L'R56 che praticamente si è rotto il packaging, proprio si è rotto qui e il colore qua dentro. E devo vedere se riesco a travasarlo da un'altra parte, adesso vedrò perché comunque è un colore bellissimo ed è peccato, cioè, parliamoci chiaro. Poi facciamo per linea così. Poi abbiamo della Crystal Nails un cover pink. A vederlo un attimo insieme. Cover pink, che a me più che pink pare un color carne, però vabbè, vedremo poi come si comporterà una volta steso. Della linea Brilliant, Mamma Saura, oh mio Dio. No, vabbè, ma cosa non è, ragazze? Sono bellissimi. Non vedo l'ora di utilizzarli. Capite che questo lotto non potevo farmelo scappare a sta ragazza perché la maggior parte è tutto Crystal Nails. E la, si sa che la Crystal Nails ha un costo veramente alto. Qua c'è scritto Foil Gel Black della Color Gel, la linea. Ed è appunto un nero. Ok. Poi della linea sempre Brilliant abbiamo il 502 e deve essere un colore favoloso, ha sbordato tutto, madonna mia. Andiamo a vederlo. È un rosso glitterato, boh, molto particolare, con dentro all'interno anche una componente fucsia molto alta. Vedremo com'è poi. Poi della linea sempre il Color Gel abbiamo il numero 131. Che è un trasparente con dei micro glitter. Poi sempre Color Gel abbiamo il 273. Mi sono sozzata tutta. Che è un color particolare, aranciato rosa. Anche questo va un po' miscelato. Vanno un po' miscelati perché lei me l'ha detto, guarda che è un mesetto che non li utilizzo, vanno un po' miscelati un pochino. Ok, poi abbiamo sempre della Color Gel il 271. Che è un color carne, marroncino, beigiolino, un po' così, un po' così. Ok? Poi della Brilliant, il 537. Si è aperto. Oh mio Dio. Però è bellissimo. Guardate che glitter super sparaflesciosi. Questi non vedo l'ora di utilizzarli. Devo essere sincera, i Brilliant sono favolosi. Sempre Brilliant 505. Va, spettacolo. Bellissimi. Ok. E poi l'ultimo colore che c'è è dei Color Gel, sempre Crystal Nails. Il numero 32, che questo ha sbavato un po' ed è un fucsia super 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 quasi rosso, bellissimo, ciliegia, favoloso, wow. E questi erano tutti i gel e i semi permanenti e le basi e quant'altro che ho preso da questa ragazza. Come vedete, secondo me è stato ottimo, perché comunque se ci sono tantissimi gel, Crystal Nails, basi, riparatori e quant'altro, ottimo. Ovviamente ci saranno tanti video di questi ragazzi, perché comunque, no, forse ho dimenticato di farvi vedere questi. Ho dimenticato questi, che sono le basi. Abbiamo il Nep
nail prep acid, che sono quelli che vanno insieme a questi. Poi abbiamo la base gel. Poi abbiamo l'ultra bomb, che non so cos'è, e poi abbiamo il top gel. Devo capire se questi sono per i semi permanenti oppure vanno bene anche per la ricostruzione. Vedrò sul sito di Emilac. Niente, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Un bacione e al prossimo. Ciao ragazze!